ora del calcio. Il calcio come in piazza. Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Agora del calcio. Agora del calcio. Il calcio come? Come in piazza. Ti ha superato sul tema. C'è chi ha disegnato calcio e c'è chi invece il calcio lo fa. Categorie e categorie. Esatto. Come state? La domanda. Benissimo. Ma io ti devo dire. Si va avanti. Dopo questa giornata di Serie A. Tra l'altro pensavo che un format carino che potremmo fare è parlare del nostro fantacalcio ogni volta che iniziamo una live il lunedì. Non è male. Vogliamo parlare del fantacalcio? Ma dai, parliamo, già che ci siamo. Come è andata questa giornata, Santi? Dici un po' com'è andata questa giornata. È andata male su più fronti, su 3-4 fronti. Allora, il fantacalcio dove ho speso più di 200 euro, ho preso 3 pappine da che cazzo mi frega da chi? Però il bastardo mi ha scritto stamattina in privato: Santi, scusa, tre pere. Ma umiliato. In privato, cioè, capivo sul gruppo, ma in privato. Questa è una coltellata. Questo si è svegliato, mi ha mandato le tre pere. Ma poi che fa, sto ultimo in classifica. Ma che te frega? Che faccio stamattina? Fammi scrivere a Santiago, gli ho rotto il culo. Che tragedia. Vabbè, l'altro fantacalcio. Ne raccontiamo un po' che è successo. L'altro fantacalcio. Ma in realtà, vabbè, ma non sono neanche così dispiaciuto. Nel senso, ma hai visto la mia scritta? Io lo dico adesso. Se mi dicessero firmi per il secondo posto, io non ci firmo. Attenzione, dichiarazioni fortissime. Se a me mi dicessero di firmare per il terzo posto, firmerei per il quinto. Ambizione. Cioè, ragazzi, io ho vinto 2 partite con... Nico, comunque noi abbiamo finito la nostra classifica. Solo Luca, il nostro percorso. Solo Luca prima punta, gli altri tutti. Ma tanto sarebbe capace il calendario di farmi arrivare in fondo pure quest'anno. Sì, ma per forza. Abbiamo finito il nostro percorso ormai. Ormai è finito, dicono ogni anno, poi cioè, da che sì, prima io... la nazionale arriva al limite. Ma piangono. Io, Riccardi, sì. Valerio e Nico siamo più giù di Leo, di Cice, di te. Sì, ma il bello è che io ho meno punti fatti di tutti. Cioè, sì, senza speranza. Stamattina ho letto Desci. Vabbè, Desci è un cane. Tu sei veramente Ma Desci quest'anno non vince lo scudetto. No, ma c'è Nico, regà, dove ti dà tempo a Nico? Comunque, bastardo, tu hai vinto perché Meret ha preso 3 gol. No, per dire, perché se prendeva 6, cioè se avesse preso 7, il rete inviolata. E pensa che l'unica punta è Lucca con 5 e mezzo. Dire, ho fatto 2 gol. Digli un po' che c'hai per fare 2 gol questa giornata. Allora, iniziamo. Ederson è Di Gregorio che ha preso 8. Cioè, che mi ha fatto 2 gol. Ma come è possibile? Cioè, a me mi stava a segnare pure Casale, raga, stava Rosica che stava. Io a me mi ha segnato Gatti, solo che cioè, la prima giornata fatto, che lo lascio in panchina. Ho fatto una partita dignitosissima se non fosse per Meretta, perché Beukema 6 e mezzo, Danilo 6 e mezzo. Ferguson 6, Baldassi 6 e mezzo, Çalhanoğlu assist 7 e mezzo. Ah, ma Pedro l'ha messo alla fine. Ramadani 6. Bologa, ecco, Bologa 5, Zapata 5 e mezzo, perché poi Nzola 6 e Osimhen 10, quindi io raga ho rosicato forte, perché meno male che c'avevo Trivi contro, perché se no a quel punto non facevo 3 gol. Un saluto Armani, stavo parlando del fantacalcio. Per un punto non facevo 3 gol, però perché mi ha segnato Kolasinac, mi ha segnato War, assist de Turam, gol de Nico Gonzales. Grande Nico. Chi è più forte? Però la panchina, Parisi assist, Kostic assist, Belotti gol, Castellanos gol e assist. Cioè, mi hanno fatto più i panchinari che quelli hanno giocato un altro. Vabbè, insomma, è una delle partite. Ma quanti punti tutti, stai? Se mettevo tutti punti totali 7, sì. Io 6. Io come giornata mi salva Romelu Lukaku, mi salva. Sì, è incredibile comunque. Sì, vabbè, a te d'accordo. Ma senti, io ho una proposta. Ecco. Allora. Lukaku non c'è. Allora, io ti do. Allora, fai la domanda, poi c'è una domanda molto molto interessante in chat, quindi che sarà, potrebbe essere spunto di riflessione. Okay. Allora, io ti propongo. E Bilal Touré. Tammy Abraham, Marco Arnautovic e Dusan Vlahovic per Romelu. Per il futuro. Ci sta. E con chi giochi?
Con Luca Romelu. Luca Romelu. Centravanti di peso, raga. Devi ringraziare Dio. Ma raga, ma io con i sei centrocampisti faccio più punti di tutti, raga. Cioè io non è possibile. Dico, Romelu è l'unico che mi fa bonus. Non so, nuovo attaccante, posso mettere informazioni. Vittoria no, però. Che poi io, Gravina, non sarebbe in grado di gestire come gestiamo noi una Lega del genere. Gravina si chiama, giusto, presidente? Noi abbiamo addirittura un senato, ci abbiamo. È facile amministrare la Serie A. Vieni a combattere con Desci. Combatte con Desci che fa opposizione ogni volta. Ogni legge lui è contro. Comunque. La riflessione di Gardi. Senti che cazzo riflessione, ragazzi, voi se Mauro Icardi tornasse all'Inter cosa ne pensereste? Ma non ci torno. Acquisto. Secondo me, cioè all'Inter no, al momento Inter, cioè non penso che ce ne sia bisogno, cioè come terzo o quarto ma Icardi andrebbe a far terzo. Guarda, è un giocatore che se torna nell'Europa che conta dice la sua. Secondo me sì, no, quello sì, però magari non nell'Inter, perché no, nell'Inter no, nell'Inter perché farebbe da riserva a Thuram e Lautaro, che ma poi si è lasciato male, esatto. Si è lasciato male. Io lo vedrei bene al Milan, però secondo me tipo se l'Inter non c'hanno tanto con Icardi piuttosto che con Vandanara, quindi sì, alla fine, ma tanto mostra in Argentina, mi diceva, Giuseppe Curvaiolo dell'Inter, che effettivamente ce ne stanno un botto di tifosi dell'Inter che Icardi arriverebbe, no, ma io Icardi nostro che ha rifiutato il Milan per amore nerazzurro. Io c'ho un amico interista fracico proprio, e lui il giocatore da quando è nato segue l'Inter che ha amato di più in assoluto è Mauro Icardi, e ancora lo ama. Beh, ma ci sta pure, cioè l'Inter, cioè negli ultimi 20 anni ce ne ha avuti dei campioni. Comunque lui, Mauro Icardi, è un rapporto viscerale. Sì, perché potrebbe essere, diciamo, un Nainggolan per noi, cioè della nostra età, intendo. Sì, uno che ha dato tanto comunque per la squadra. C'era solo lui, esatto, portava avanti la carretta, esatto. tipo Lukaku quest'anno. È stato uno degli artefici della Champions, insieme poi a Lautaro, Skriniar, insomma, quelli che erano arrivati quell'anno. Skriniar, però Icardi comunque era bomber puro. Io personalmente al posto di Arnautovic la prenderei subito. Vabbè, ma secondo me è troppo realistica, cioè lui che verrebbe a far terzo, dai, regà. Cioè, mo, che c'ha 32 anni, tipo, non del genere. No, pure di me. Esatto, 30, forse. Sì, è più giovane, molto più, cioè, qualche anno più giovane di Arnautovic. Beh, di Arnautovic c'è poco da dire. 40 anni. Coraggio. Si è strappato tutto, mamma, io non so se hai visto il video. Sì, l'urlo, si vede proprio il muscolo che fa tipo... Sì. Ah. Una cosa non l'ho visto, per fortuna. Vabbè, non è stata una grande idea rubarti. Ma al di là di quello, si è visto pure quando ha giocato in Champions. Arnautovic era, vabbè, ma era anticipato sempre. È una riserva da Serie A, ma poi ormai c'ha 36 anni. C'è pure da di quello. Cioè, magari è ok, è stato un buonissimo giocatore. Perché comunque al West Ham ha fatto tanti gol. Comunque è stato Bologna, in tante partite. Bologna. Io parlo, cioè, Bologna negli ultimi due anni ne ha segnato solo lui, levando Orsolini. No, ma io parlo sempre dell'apporto che dava oltre anche a livello psicologico. No, oltre come Ibrahimovic, uomo spogliatoio, ma poi soprattutto ma quello che faceva in mezzo al campo, raga, ma giocate da ragazzino proprio. Sì, cioè, a 30 anni, nel senso buono. Anni. Icardi credo che sarebbe un plus. A voi. Beh, sì, no, Icardi sicuramente converrebbe, comunque, anche solo a livello di età. Pensa Icardi riserva del Gallo Belotti. Io ti ho detto tutto. Scenario molto realistico, come ora. Infatti io mi sa che questo scambio Belotti-Ciro. Qua c'è stato uno scambio. No, secco. Ma chi te l'ha fatto? Ma io non capisco perché poi da una parte Immobile Belotti e poi Immobile Thuram, cioè. E ne facesse uno. Vabbè. Secondo me si è sbagliato e si è scordato di cancellarlo. No ma che l'ha fatto ieri. Ieri. Vabbè, ma perché ha visto? Ah, perché si è rotto Dybala. Che ieri ha segnato Belotti. Ma si è rotto Dybala, quindi Dybala ce l'ha Trivi. Sì, però ho capito. Cioè, io c'ho il Tati, quindi uno dei due gioca sempre. Vabbè, ho capito, Dybala sta fuori 20 giorni, mica una stagione. Che è scemo. Capito. Io non parlo, No, se fosse presente bloccherei questo scambio. Sì, non è possibile. Siamo un attimo, è tutto in regola. No, tutto in regola. Chiamiamo un attimo Michele. C'è solo la deficienza di Zaniolo, è tutto in regola. Io difendo la tesi di Edoardo dicendo che pure là c'era la deficienza di mezzo. Vabbè, ho fatto a settembre. Sei un coglione. Magari spieghiamo ai spettatori cosa è successo. Vabbè, questa è una bella retroscena. A settembre dell'anno scorso. Vi racconto dal mio punto di vista. Io sono una persona che apre Fantamaster, ma gli scambi
non li apre mai. Cioè, neanche vedo. Cioè, non ci penso proprio a fare gli scambi. Per me non lo so, non ce l'ho in testa. Fatto sta che arriviamo al fine della stagione e mi era balenata l'idea. Forse posso risollevare un po' questa situazione critica. Mi metto a fare qualche scambio. Che era gennaio era? No, era marzo. Stavo in Roma. Era proprio fine stagione. Era febbraio. Sì, febbraio, marzo. No, era per i primi di febbraio. Ho detto, vabbè, allora mi metto a fare qualche scambio. Che ne so. Apro gli scambi, mi ritrovo su Chiesa per Zaniolo. Zaniolo è e se n'è andato, morto, era andato al Galatasaray. Chiesa era appena tornato, giocava sempre. Ho detto, vabbè, io vedo la data, vedo se 29 settembre. Vedo se si può accettare. Ho detto, vabbè, mi pare quasi brutto. Mi sono ritrovato là. Vabbè, ci può mi sono impertugiato. E questa è la lungimiranza di non rifiutare gli scambi. Vedi, non si sa mai. Non si rifiutano gli scambi, raga, esatto. Mai. Però è la deficienza che magari. Vabbè, raga, cioè uno deve pensare. Ma io a settembre non mi ero scordato. Ma posso dirti una cosa? Dai, ma scusate. Per quale motivo? Ma perché Zaniolo tu giocava e Chiesa era rotto. Cioè, avevo bisogno. Quindi, giustamente lei si pensava che era l'andazzo. Ma magari sì, ma che ne sa? Ma perché tu l'hai visto com'era l'andazzo di Zaniolo, scusami. Insomma, Nico, questa giornata bella ha salvato Luca. Quindi possiamo archiviare il fantacalcio perché qua. Archiviamo. Sto, poi l'ho vista brutta, non so come ha fatto arrivare al 77 Leonardo. Stava per fare 3 gol. Non so. Io pensavo 2-2 semplice. Invece, ha fatto oggi, oggi mi apre 77. Cioè con Magnano assist, Marchizza assist, Pulisic gol, Martinez gol, è entrato Arthur 7. Posso dire il secondo ha segnato anche Djuric. La parentesi fantacalcio la chiedo. No, avete visto la cosa di Mourinho che ha detto a Ranieri se voleva tornare con loro con l'aereo con la Roma con la squadra? Ma che si è detto? Da propaganda. Sì, da propaganda. Che sta cosa? Non ho capito. Allora gli hai detto torna con noi. Ah, perché tanto doveva andare a Roma a fare vacanze, certo. E che ha fatto Ranieri? Ha detto di no perché vabbè. No, era il Cagliari, penso. Non ce la fa. Però guarda, l'apprezzamento che c'ha De Ranieri per Mourinho non è scontato. Perché lui ci ha perso uno scudetto. Ha raccontato questo retroscena quando l'hanno onorato all'Leicester, che Mourinho si è presentato nella conferenza di addio vestito con la tuta dell'Leicester. Cioè queste sono cose che non chi le fa. Vabbè raga, ma c'è da dire pure che ci ha vinto una Premier come poi sono diventati poi Les grandi Morgan, giocatori, ma Les Morgan. Una stagione in vita sua. Vabbè, pure si chiama la riserva dei Vardi, quello cinese. Ah, aspetta. Okazaki. Mamma mia, veramente gente che non si poteva vedere. Clamorosa sta cosa, ma spiegherò mai. Si sono proprio allineati i pianeti quell'anno. Solo i pianeti, tipo tutto. Dico, universo, tutto quanto era allineato, una lunga linea. Naturalmente perché il Tottenham doveva vincere lo scudetto quest'anno. E arriva all'Leicester. Pensavo. L'Leicester è tipo il Catanzaro italiano, era. Sì, no, era. Vabbè, tipo l'81 quest'anno. Letteralmente il Frosinone quest'anno. Cioè, no, neanche. Più o meno. Posso dire, cioè, tipo se adesso quest'anno vincesse il Luton Town da Premier. Immaginati il Luton Town. Mamma mia. Vogliamo parlare di Serie A? Parliamo di Serie A, basta. Giornata ghiotta. Partita per partita, da riflettere sulla prima sorta. Empoli Udinese, mamma mia. All'Empoli non sa giocare a pallone. Mamma mia, e l'Udinese sta sotto il treno. Allora, un bel aneddoto sull'Udinese. Prego. Dici. Di come si vivono le partite a Udine. Perché è una tifoseria molto sottovalutata. Mi sono visto questo documentario, ma poi interessante. Loro, per loro la domenica in casa è una festa. Comincia tipo, metti che giocano alle 3, cominciano dalle 11, tutti nei parcheggi fuori lo stadio, tutti che fanno grigliate, bevono. Ah, l'americana, spettacolo. Ma è spettacolare, cioè tutti, pure che non si bello conoscono, stadio, capito, bella si offrono le cose, cioè, hanno proprio una condivisione, questa tradizione che va da sempre a Udine. E finita la partita ci si rimettono la roba che è avanzata. Ah, se anche tutta la giornata gli prende la partita. Al di là del risultato. Aspetta, ma è bellissimo. Non me l'aspettavo. Allora, ho visto quello di Udinese l'anno scorso. Tipo se l'Udinese non stanno del 4-0 del Bologna. Ti ricordi? Ah, me lo ricordo, certo. Sì. Si fanno cori fino porca sera, era l'Udinese. Anzi, si sentivano per un attimo. Si sono sentiti solo quelli dell'Udinese. Sì, 4-0 Bologna, solo l'Udinese. Sono gli udinesini. Incredibile. Che partita, mamma mia, che spettacolo.
a me quella partita mi ha ricordato. Che tragedia l'anno scorso Udinese. Era partita tanto bene, poi ha fatto una finale. Tragedia quest'anno, direi. Okay, che spettacolo. Vabbè, insomma, la partita a Bologna-Udinese, andiamo allo stadio e ci portiamo Valerio. Valerio non è mai stato allo stadio, quindi prima partita allo stadio. Mancava l'Olimpico. No, all'Olimpico avrà visto un amichevole, mi sa forse. E, alla certa segna Poscio un gol incredibile da 30 metri. Mi giro, vedo Valerio, era diventato di sto colore. Cioè, mi si era gonfiato tutto qua. Era entrato nel mondo. Ma io riprendevo da due giorni prima, solo che in quel momento non era entrato nel mondo del ragazzo di Ponza. Allora, Udinese. Dai. Posso dire Sottil da esonerare l'anno scorso ha iniziato Gotti il campionato? No, l'anno scorso ha fatto sempre quella cavalcata Sottil clamorosa, cioè, ma perché Sottil c'era De Profeo. Ma comunque Udinese ha la squadra per salvarsi proprio in modo salvarsi, ma potrebbe anche fare decimo posto. Fidatevi di Fio Lucca. Quello con ecco, 13 gol quest'anno. Proprio, secondo me è un colpa è l'attacco. È il problema è lui. Il problema forse è stato fatto col mercato. Riga, tu mai ridato attaccante. Non sono stato in grado di sostituire Beto. Sì. Ma, ma Beto come lo sostituisci? Con tutto il... Cioè, nel senso, allora, il budget che c'ha. Io ora poi ci ricolleghiamo alla Salernitana. Il Lecce ha preso Krstović. Mm-hmm. Per quale motivo nessun'altra squadra di Serie A ci ha pensato? Krstović è andato a Lecce per un che sarà 3 milioni, 2 milioni. Okay. Saltiamo le partite in mezzo perché tanto sono tutte, cioè, diciamo, a parte il Bologna che ha fatto l'impresa una allora, Monza Salernitana è una partita, vabbè, Monza ha dominato il primo tempo e il Flaco col Pani. Ha giocato benissimo Andrea Colpani, il football col Pani. Spettacolo. Che si se chiamasse Andrew Endmaker. Quanto varrebbe? 80.000 milioni. Lei che è statista. 80.000 milioni. Ah, ammazza addirittura. Sì. Gliene davo 8 miliardi. Vabbè, il Monza c'ha la squadra, c'è andato a vincere al Sassuolo. Sì, no, assolutamente, però poi il secondo tempo non l'ha giocato il Monza. Cioè, anzi, il secondo tempo, dopo il secondo gol il Monza non stava Di Gregorio, ragazzi, è il portiere sottovalutatissimo. E la Salernitana... Cioè, regà, sono tre giornate che al Fantacarcio pia 8 fisso, io la prima non l'ho messo, oppure perso. Fortissimo Di Gregorio, molto acceso. Veramente, magari a piazzelo. Il problema è che ti chiedono che sta a fa' sta stagione, vai a giugno. Oh, quanto vuoi per Di Gregorio? Ora vi mostro Madonna, Valerio. Ciò che vado a criticare io della Salernitana quest'anno. Prego. Posso dire un secondo? Valerio qui mi critica perché parlo sopra. Mi mando intanto la foto su WhatsApp. Tra l'altro per dire questa cosa ha riparlato sopra. Sì. No, vabbè, perché mi devo indicare. Sono due mesi che mi parla sopra ogni volta che parlo. Ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Vabbè ragazzi, io non parlo. Io non dimentico. Vado a giocare a Marvel Snap. Adesso parlo io. Lo schifo. Io me l'aspetto il video di Cice quando uscirà da sto podcast. Ora parlo io. Quando faremo mi hanno fatto fuori. Adesso parlo io. 300.000 iscritti, ora parlo io. Cice che parla. La copertina Cice lacrime. Sora impressione, eccole qua. Allora, un calcio mercato della Salernitana definirei strano. Pazzo, forse. Scriteriato. Ah, ma Dio è in prestito l'anno scorso. Ho preso, diciamo, acquisti eccezionali. 24 milioni in rosso. Mercato... Inesistente. Ho preso, cioè, diciamo, quelli un po' più rilevanti che magari girano anche nella prima squadra, no? Classico, cioè, ragazzi, giovane Cabral. Cioè, questi è l'unico azzeccato, raga, giovane Cabral, in realtà. È l'unico azzeccato. Pure Martegani non è male. No. C'è un po' di qualità, però... Partiamo con il riscatto. Ma Stewart è quello a bordo campo. Stewart, 100.000 euro di Stewart. O Stewart extra lusso. Invado nel campo. Partiamo. Sì. È quello, cioè, tipo distrae le tifoserie. 100.000 di Stewart. Comunque, se posso fare un commento, Cice non lo posso cacciare dal podcast perché c'è una risata troppo contagiosa. Se inizia a ridere lui è finito. Giusto. Una cosa buona ce l'hai. Hai visto? E vai, non perché gli faccio i circuitati telegrafici, portarci tu. Hai fatto questo. Sai quanto ci vuole sulle cadute, sulla lega dell'esercito? Tra l'altro, per i più attenti, ha ceduto due Bonazzoli la serie. Ma davvero? Io stavo PD. Pardon. Per i più attenti. Ma dove è nato Bonazzoli? All'Ellas. Pardon, errore. Un all'Ellas, un archievo. Sì, è tipo la famiglia Donnarumma del Milan. Hanno ceduti tutte e due. Errore mio, scusate. Tutte e due in prestito.
Allora, Dia, si parte con il riscatto di Dia a 12 milioni, che vabbè, ci può anche stare, sì, perché insomma, non stiamo parlando di... Fatto una gran stagione. Era da riscattare, scorso, oggettivamente, era da riscattare. Era da riscattare. Ma dove stava prima del Salah? Al Villarreal. Villarreal, era da riscattare. Fatto pure la Champions. Però, forse a quel punto, c'era stato pure quel casino col Wolverhampton. Molto forse divertente, un po' di gas no, però era l'ultimo giorno di mercato, sì, era l'ultimo proprio, no, no, gli avrà dato tipo dai 5 euro e te ce lo prendiamo, fatto... clamorosa però la cosa che Dia è passato dalla semifinale Champions con il Villarreal, sì, alla salvezza, sì, un po' un acquisto alla FIFA, sai, quando spendi, sì, tanti, prendi il giocatore, no? Comunque il secondo acquisto Salmo fatto di Lego, Legoski, acquisti a 3 milioni, ma Legoski 3 milioni, ma chi è? Cioè uno a 3 milioni in 2 mesi, uno guarda le lindane, si gioca di forte, 3 milioni, ma caro, vince 3 milioni, io il mando l'anno scorso 1 milione a Lecce. Quanto, per scusa, pagare di ma Legoski, chi cazzo è, 3 milioni te fai in villone al Palocco, fai re. 3 milioni di villone al Palocco, non è Reggio ormai, compri, sì, sì, fai re proprio e il Cayenne, compri Reggio di Caserta, sostanzialmente l'unico acquisto sensato è stato Giovane Cabral in prestito, perché comunque sta, ma gli altri tre hanno giocato, Legoski, c'ha un'ala e i quei mesi non so come si pronunciano, cioè io non ho mai sentito, c'ha una i quei mesi, è un mix tra Chukwueze, no, com'era che la chiama? Chuwe. 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 Huawei. Che dicono in chat? Ma chi è che è De Zappinator? Che si lamenta? No, sì, Alescato. Si lamentano un po' delle grafiche. Scusatemi, ragazzi. Laura, però c'ha difeso. Rispetto, dai, per le grafiche. Laura c'ha difeso. Oh, ma ho fatto la grafica. Cioè, più o meno mezzo insulto. Ringraziate. Ci sono tanto, c'ha ragione. Ciao, Damian 75. Tra l'altro. Ok, è arrivato il Damians. Ciao, Damian. Però mi scordo sempre che lui comunque. Oggi Edoardo si è ricordato il nome di Damiano. Spese comunque che vanno, che ammontano a 25 milioni di euro, entrate che ammontano a 1 milione. Ah, e ma mezzo, Giovane Cabral è quello dello Sporting. Sì, che stavo lo Sporting. Bogdan venduto per 600.000 euro, Jarozyski per 450. Christoffersen, non so chi sia, 60.000 euro. Bonazzola in prestito al Verona. L'altro è Chievo. Pigliere e Trastegong, che sono finiti il prestito. Allora, io... Ma Bogdan è quello di GTA? Può essere. Dici, comunque... Scusate. Pigliere forse era... Quanto costava? Secondo me era da riscattare. Tipo 10 milioni secondo me li costava. Però io... Dai 5 ai 10. Non sono un direttore sportivo. Però ha fatto un bel campionato. Io invece di spendere Legoski, Ciauna, Igumesi, magari Mantegani, Stewart, forse avrei magari speso. Stewart è una spesa logica. Secondo me hanno riflettuto sulla rosa corta, magari hanno preferito la quantità della qualità. Secondo me non avete mai preso, no, i ruoli che hanno preso sono giusti, perché sulla tre quarti c'hai Cabral e Candreva. Comunque ce l'hai. No, assolutamente. Cioè, i mediani hanno fatto bene a comprarli, ma hanno comprato quelli sbagliati. I difensori non l'hanno presi poi. Ma giocano ancora con Fazio? No, Fazio ora non sta giocando. Primo, meno male. Però... Secondo. Cioè, pensa come stavano a giocare. Ma a questo punto... Non so, cioè, io vedendolo qua De Pirola, Fazio in panchina, non so quanto convenga, nonostante sia Fazio, per dire. Sincero, non spero di non vedere forse, mai una partita Forse Fazio è sotto allo De Pirola. Cioè, raga, comunque, se posso leggere... Parlando di comunque di Salernitana e di Fazio, no? E Candreva, no, parliamo un attimo delle statistiche, possiamo parlarne un secondo. Le statistiche, assolutamente. Sì, sì, no, perché non abbiamo la grafica, quindi... Non abbiamo la grafica, scusate, non c'è nulla. Ma la vogliamo levare? Sì, l'ho levata. No, allora, cioè, è molto divertente perché, bene o male, sono le stesse statistiche dell'anno scorso, diciamo sulla media delle prime 6 giornate, perché poi 7-8 non mannava de falle. Okay. E... è cambiato solo come dati d'età di abbastanza la quantità del possesso palla medio del 10%, mentre prima nelle prime 6 giornate la media era del 43% di possesso palla, e hanno fatto una vittoria, un pareggio, una sconfitta, un pareggio, e vabbè, comunque pareggio potevi farti dire, no, apprezziamo. Ragazzi, vabbè, comunque ha fatto belle partite contro squadre come, bene o male, con la Roma ci aveva messo in difficoltà, con la Juve, con la Samp, che vabbè, questo è la Salernitana, questo l'anno scorso. Okay. Quest'anno invece hanno più possesso palla, 53% in media, però hanno preso schiaffi qui dappertutto. qui
sempre. Tranne con la Roma, che è molto divertente il dato, che non me lo ricordavo che fosse così brutto. Tre tiri, due in porta, due gol. Beh, certo. Sì, sì, no, volevo... si sapeva. Una cosa... Comunque, Armani ha tirato la sentenza in chat. Che ha detto? Ha spento la sigaretta. La Salernitana ha bisogno di due uomini, Raja Nainggolan e Mario Balotelli. Allora, sai che sogno? Che no, io mi faccio una maglia del Balotelli, ragazzi. De Rossi allenatore, ragazzi, dopo Paolo Sosa. Balotelli no, Balotelli no, ma Nainggolan forse. Dici? Sì. Daniele in panchina faccio l'abbonamento. No, allora, secondo me io avrei... Dietro panchina tipo di fare l'abbonamento. Che poi sì, De Rossi per la Salernitana il gemellaggio è minimo, perché di Bartolomei, De Rossi... Porco due, davvero. Prima ma mi faccio proprio l'abbonamento. Cioè, raga, Balotelli 45 maglia della Salernitana. Io avevo il sogno, cioè sì, torno sì, bambino. Pensa a Cati, amico. Secondo tuo, me, io la critica che faccio al mercato della Salernitana, sia dell'anno scorso che di quest'anno, che forse si poteva puntare su un po' meno giocatori, un po' più mirati, magari per più rinforzare la squadra che c'era già. Per esempio, invece di lasciare andare via Verdi, Bonazzoli, eccetera, magari avrei cercato di tenere Djuric, cercare di tenere loro. E poi aggiungere magari aggiungere qualcosina. Per esempio, parlando del mercato degli svincolati, quest'anno ci stavano, c'erano Sansone, c'era Soriano, c'è Nainggolan. Magari un pensierino. La squadra che fa più possesso palla normalmente, cioè annotata questa cosa, è tra i grafici dei dati di questa volta e dell'altra live. Ho notato che effettivamente quando una squadra ha meno possesso palla è più probabile che vince, sì. No, si spiega, perché magari queste squadre la seta c'ha più possesso palla perché doveva rimontare. No, ma anche il Napoli. Poi c'aveva la palla perché doveva segnare. Possesso palla è una statistica molto relativa. A Roma quest'anno c'ha il 10% in più del possesso palla. C'ha più possesso palla, però alla fine rischi di soffrire sempre in più. Poi vabbè, noi perché c'ha due Paredes che si tiene la palla a mezzo. Esatto, ma è lui che fa, che ha aumentato il 10%. Atalanta-Lazio? Ah no. Tanta Presinone. Juventus c'è molto di Juve che domina. Vabbè, Martorino fa ride. Giusto con noi, può pareggiare e vendicare. Torino lo vedevo meglio. Davanti, il problema di Juric è che difende bene, ma davanti fa ride. Peccato, perché comunque i giocatori sì, ce l'hanno. Ma ha lasciato Zapata da solo l'altra sera. L'ho visto, stavo vedendo allogare la Vabbè, partita. Zapata è una prima. A Radonjić ci sta a giocare. No, l'ultima non l'ha giocata. Come non ha fatto giocare? L'ultima non l'ha giocata, non convocato, dice per problemi fisici, ma in realtà io ho capito Juric ogni tanto Radonjić, avendo capito qual è il ragazzo, ogni tot lo butta fuori per fargli capire. Bastone e carota, giusto. La situazione ci sta, guarda. Però te posso dire, con la Juve è l'unica la partita che secondo me non dovevi fare. Zapata è stato isolato davanti. Per fatti capire, però. Sì, però. Cioè, Zapata tre come marcavano Porello, mo ho capito che per è grosso. Per fatti capire, però, pensa alla mentalità di Juric, cioè quanto non gliene è fregato niente, perché ha detto che non può passare sopra certe cose. No, certo. Beh, comunque. Genoa-Milan, che partita. No, Genoa-Milan. Regà, Milan è da carcere. Vi dico solo, stavo entrando in discoteca con gli amici miei, stavamo nel parcheggio, ci arriva la notifica, Rosso a Magnan, ci mettiamo in 5 su DAZN a vedere la partita. No, ma non se ne capacitavamo, perché abbiamo visto Giroud con la maglia di Magnan. Sì, è stato spettacolo. E poi prende traversa, c'è punizione di Gerd Gudmundsson? Mi pare. Sì. Prende una traversa incredibile. Sì, no, deviata, però prende una traversa incredibile. Ripartenza, Martinez espulso, una cosa che era andata. Era dopo calcio d'angolo, sì, va a saltare Martinez, davanti, ripartenza, sì, Martinez sì, espulso. Sì. Ma calcola, poi è stata comica, cioè nel senso io stavo ristorante. Sarebbe stato comico se fosse entrato un giocatore al posto di Martinez. Sì, sì, calcola, stavo al ristorante e stavo sentendo, c'era un tavolo con dei ragazzi milanisti che non si dovrebbero di a parte. E stavo vedendo la partita sul televisore, vedo l'entrata di Maignan, cioè ha detto questo, cioè non può non espellerlo. I ragazzi tifosi del Milan fanno: no, ma non è fallo, no. è uscito tempo male. Ma può capitare. Eh sì, davanti poi a ragazzi. No, che messa. No, stavo a controllare. Intanto ti vedo che c'è il microfono lontano. Si incantò. Tutto a posto, non funziona il microfono. Sono andato avanti. Ho mutato? Si sente, raga, continuiamo. Si sente perché c'era silenzio, suppongo. No, non si sente lui. Ah, no, scherzo. Non posso, quindi. E vabbè, comunque, raga. Non sarei così dittatore. Cioè, è arrivato, gli ha dato una ginocchiata sul collo a gente che c'ha ragione, mezzo ragione Zangrillo, se devo essere sincero. No, perché... dai, perché alla fine la cattiveria non c'era. No, non c'è, però devi stare attento. È più sì, però è entrata... No, Rosso è giusto, però... Ma Rosso è giusto e te ne becchi pure due. Per me due. Per me, raga. Pure il gol di Pulisic, raga, dai.
Ecco, quello forse. Quello, regà, era una mano grossa quanto una casa. Che poi non ho capito cosa ha detto Rocky. Che ha detto, che praticamente che se non c'è la certezza assoluta che cosa il VAR deve convalidare. Allora, io non so se questo è il caso, sinceramente. Però, possibile che in Premier il disegnatore arbitrale è andato a chiedere scuse ai microfoni e poi hanno addirittura hanno cambiato le regole per l'errore arbitrale, invece noi dobbiamo andare sempre a... Sì, a dire che la classe arbitrale, cioè, non ha trovato giustificazioni. Ma è quello che è successo con Liverpool, che era Liverpool-Tottenham. Sì, del fuorigioco, mi pare, no? Sì, è quello che è successo l'anno scorso in Chiesa Salernitana. Magari andava fatto anche Chiesa Salernitana... Quello che c'era... Cioè, per quanto vado perché la Juve, però... Non si può per God e Milik senza senso. Che spettacolo quella partita, cioè, 2-2. Non c'è la certezza. No, lì ce l'avevi proprio, ragazzi. Chi era lì non se l'è cagato nessuno. Grazie della Lazio. Io non l'ho visto. Possiamo mettere via la Lazio, ragazzi. Io me la so vista. Li metto su YouTube e non li faccio vedere. Devo dire che Lazio. Se posso dire che Lazio. Ma nel momento in cui va 2 gol in vantaggio, me la sa vedere con mio cugino. Stava a vincere 2-0. Mio cugino che fa questa partita vince 3-3. Non lo so perché c'aveva questo presentimento, ho voluto esternare. Fatto sta che c'è una Lazio che passa in vantaggio, che se fa riprendere 2 gol alla fine ha rischiato pure. Sì, effettivamente è sempre quel discorso, un campionato zoppico. Gli ha detto bene a 86esimo con Vesino, come gli ha detto bene in Champions al 95esimo 2 volte. Bel gol di Cadelare comunque. Bel gol. Tra l'altro sta a segnare Casale. Mamma mia, meno male. La Casale era fine della partita. Sì. E poi non ci ha messo la giusta cattiva. Vabbè, un difensore, però. Se sta sul 0-0, secondo me segna. Vabbè, comunque. Sì. Ma Lazio, ammazza bel gol Zaccagni. I primi minuti già lo pensavo Lazio con chi erdi? Lanci da una parte e dall'altra. Nel senso, grande gioco. Grande il sarrismo. Con Luis Alberto che sì, l'ho visto i primi minuti a palla, ma raga, ma il gol di Castigliano, gli ha messo una palla all'esterno Luis Alberto, ma la difficoltà del gol, come gli rimbalza davanti. Cioè gli rimbalza davanti la palla e impatta. Ma come di Castigliano, cioè tipo il saluto qua di Balamasca, cioè farsi vederla da dietro, mi pareva una distanza un po' strana. Poi No, guarda che stava a fa Guendouzi, porco due. Traversa, sì. Mortacci. Vabbè, ma giù è perché avevo già vinto con Santiago, era quello. Vabbè, Vabbè, della Roma non c'è tanto da parlare, un Cagliari da Serie B, se posso permettermi. Serie C quasi. Male il Cagliari. Hanno giocato proprio alla disperata, mi sembrava, ma non so neanche a chi dare le colpe, ma se non magari a una squadra limitata. La squadra costruita male. L'anno scorso ha fatto Ranieri il miracolo che non si sa manco lui come ha fatto. Quello è tipo. Ma quali sono stati i movimenti di mercato di quest'anno? Le entrate? Sincero, non ne ho idea. Pedagna è un giocatore che è miracolato. Come cazzo fa a giocare in Serie A? Un giocatore sono d'accordo, c'è un giocatore che è sempre fuori forma. Ma hai visto Mancini che gli stava per menà a inizio partita? Mamma mia, pure piuttosto maleducato. Bravissimo. C'è un giocatore che fisso in Serie A, che comunque prende fiori e fiori di milioni. Ma cazzo, ma la forma fisica è il tuo dovere, non è? Manco... Cioè, una cosa devi fare. Posso dire giusto su amici. Ma pure l'anno scorso, che quando. No, 2 anni fa che giocava ancora al Napoli, che segna, bada Spalletti e Vergestaccio. Fatto che bene. Appena atterrato a Cagliari, che lo intervistano, sì, sono contentissimo finalmente di andare di lasciare Monza, non ce la facevo più. Cioè, mentre esce dall'aeroporto, capito, dice queste cose. Sì, ma che poi non c'è il riconoscimento. Una brutta stagione, se non ricordo male. Beh, Dio, Pedagna, no, in realtà non ho fatto nulla. Qualche assist aveva fatto, forse. Par de gol. Vale. È un altro Andrea Arsut. Belotti, grande stagione. Belotti quest'anno, ragazzi, mi fa trancia. Che fa la maschera per il Tati, che è pure mio vicino di casa in Argentina. Cazzo, Piero. Mazza Armani, complimenti. Franco, il figlio di Franco. E il figlio di Franco, il portiere di River. È lui. Poi male gliene hai fatto. Speriamo. Vogliamo riparlare di Napoli-Fiorentino? Napoli-Fiorentino. Io non l'ho visto. No, ok. Io mi sono visto qualcosa. Grazie. C'è anche affetto. Qualcosa di Napoli-Fiorentino. C'è poco da dire. Napoli, che mi pare per l'ennesima volta Garcia ha tolto, mi pare insieme, Lobotka, Kvara e un altro,
Cioè, ha giocato Empoli, ha giocato con Gaetano. Sì, gente... sì. Ha messo Gaetano. Ma Gaetano lo vede, no, lo mette sempre. Lo mette al posto di Osimhen. Dico, ho messo prima Napoletano, ha tolto e poi mi è arrivato Zielinski. Osimhen e Lobotka insieme. Ma che state a dire? Ma io poi sentendo amici napoletani. E poi ha segnato Nico Gonzalez. Non ce ne capitano. Assiste ai Parisi in panchina. Cioè, è partito con Napoli l'anno scorso e poi che ha messo nervosi che sì, vogliono, vogliono fare, però sì, tutti bravo, c'hanno sì, la come si dice, la, no, vabbè, la prescia, però... sì, no, no, ho capito, vabbè, senso, posso dire che anche è anche giusto, cioè dopo l'anno scorso che cambi di allenatore con gli stessi giocatori praticamente sta a farire, cioè mo, pare, cioè mezzo a Roma sì, mo, pare mezzo a Roma ha perso l'identità che ce l'aveva, purtroppo. Ma guarda che io continuo a dire che secondo me uno dei grandi problemi è Mario Rui che non gioca. Cioè, nel senso, il modulo che è cambiato, l'impostazione che dava Mario Rui magari era... Sì, Mario Rui te faceva l'impostazione al passo, tanta qualità. Ma anche tanto, perché ti dava più spazio a Vara, ti dava, sì, perché non, non hanno l'altra volta. Il cambio modulo è stato al modulo lo delle bene o male. No, è 4-3-3, cioè, 4-3-3 e 4-2-3-1 sono cose completamente diverse. Perché giocano 4-2-3-1? Io sapevo 4-2-3-1 con Spalletti, dico. Il cambio modulo 4-3-3 ora. Ah, è vero, perché Zielinski, è vero, c'era Zielinski trequartista. Che è vero che è stato preso Garcia per cercare di prendere un allenatore che giocasse quasi con lo stesso modulo, però cambia, no, cambia tantissimo secondo me tra 4-3-3 e 4-3-1. Non me la fate proprio stessa cosa di Spalletti per... Ma sei un coglione, se può, cioè, nel senso, con tutto il rispetto, un coglione esagerato, però nel senso, cioè, non si può fare secondo se me. Se c'è una squadra del genere, effettivamente, cioè, tu non puoi, io penso che migliorare quella squadra come l'ha fatta Spalletti l'anno scorso è impossibile, cioè è qualcosa di... No, Spalletti fa sempre overperformare. Spalletti, c'è poco da fare. Sì. Cioè, con Jesus, con Spalletti è un giocatore, senza Spalletti è un altro. Ma però era un giocatore ottimo per il minutaggio che faceva, tra l'altro. Nel senso, sì, no, è una buona riserva. Uno che ti entra, se fa male, magari sta anche coso, lo metti dentro e vaffanculo. Se faceva male Kim, magari. No, ma pure il fatto che non è stato sostituito Kim. Guarda, Nathan, esatto, Nathan non è bene. Nathan, dicono, ho letto, sì, cioè, non l'ho visto però giocare, perché raga, ma chi secondo me si poteva fare un po' di più. Ostigard è poca roba, però Nathan. Ostigard segna sul calcio d'angolo. Ora esatto, sì, sì, c'ha tipo i Bagnets. Tipo i Bagnets. Sì, sì, sì. No, i Bagnets con Bulla. Con Bulla, perché ricordate il primo anno con Bulla quando è arrivato? Il gol del 3-0. Sì, gol inutili. Gol inutili. Che gol inutili? C'aveva pareggiato col Milan quella partita. Ah, a parte quella, sì. Bellissimo, sforbiciata l'ha fatto, tipo mezzo un spettacolo, raga. Vero. Che partita, me lo dirti troppo. Una gran Fiorentina un'altra parte. Una grandissima Fiorentina. Armani ci dice che cinica, che dico, ha controllato il gioco assolutamente. Mi guardo gli highlights intanto. Prego, prego. Come si sente? Tutti i giocatori estremamente valorizzati, overperformati. Sì. Overperformati, vero, vero. Trenzola. Duncan, cioè, esatto, una bella rosa profonda. Però Trenzola difende il pallone bene. Cioè, tra l'altro, Parisi sta riuscendo a far panchinare Biraghi, che per italiano è un dio. Godo. Per italiano è un dio Biraghi, non si sa perché lo vede così tanto, capitano e tutto. Poi c'è un giocatore che te fa quelle due punizioni all'anno, ma te fa prendere più gol. No, è vero, sono d'accordo. Parisi è un grande investimento. Però ieri l'unico gol del Napoli è grazie a Parisi. Ora, sì, è vero, okay, però, è vero, questo l'ha detto. No, però c'ha, posso dire che comunque ha fatto 90 sovrapposizioni, 90 inserimenti. Cioè, Biraghi ne fa è un terzino di spinta. Ma invece lo sapete chi non gli avrei dato un euro? Alberto Gilardino, regà. Regà, guardate, posso dire Gudmundsson Retegi? Porco giù, ma gli ha detto bene. Cioè, questi sono riusciti a prendere Gudmundsson l'ultimo giorno di mercato a 1 milione. Un giocatore mo rivende un ambiente. Senza senso, ma già mo vale 20, eh. Sì, Gudmundsson, sì, no, non ha 20, l'aveva chiesto informazioni, dicono la Roma, ho letto su Sky che avevano chiesto. Roma non lo prendo. Dove hanno preso? Ma che cazzo ci serve? Che ci serve? No, no, al posto di Pellegrini prenderne 4, di Gudmundsson e pure mamma mia. Sarebbe un acquisto fin troppo intelligente, sì, per la Roma. Ah, ecco che volevo dire, Dybala. Col Frosinone. Bravo, col Frosinone, non ironicamente, ha fatto 2 assist, è stata penso la sua peggior partita della stagione. Sì, sì. 2 assist.
Come si è mangiato questo gol Osimhen? Ammazza del Recciano che è uscita. Ma comunque, se lo facessero i Patrizio, penso che mi sveglierei morto. Chi ha preso il Genoa? Messias, Gudmundsson, Malinowski. Il coglione di Messias, Malinowski. Malinowski, bella. Reteghi. C'hanno poi un'ottima difesa. Dragusin, secondo me, è forte. Ma guarda che poi è giovane, ha 22 anni. Sta maturando tantissimo. Il portiere pure non mi sembra male, Martinez. A parte, vabbè, Rosso che si è fatto. Quello ci stava. Comunque, l'altra volta facevo una considerazione incredibile. Dici. Come parlando dell'Empoli, che è una squadra veramente vergognosa, proprio come ora, due microfoni che faccio così. È incredibile come tutti i portieri della Serie A siano più forti di Berisha. E invece Berisha è un coglione. No, ha fatto un partitone. Tutti più forti, tutti. È incredibile. Oh, Svilar ha fatto delle uscite in coppa. Ha fatto delle uscite in coppa a Svilar basse che io non vedevo da tipo. Ne sa di quelli che giocano in Serie A. Tutti sono più forti di lui, tutti. Ma pure tutti gli esterni, ma non è possibile. Cioè, ogni esterno di ogni esterno. Ah, raga, Gianandrea. Verissimo. Cioè, ma come si fa? È verissimo. Si fa che spesso e volentieri, anzi, secondo il me ho sbagliato parecchi mercati da qui a tre anni. E prendiamo giocatori che non sono fatti per il salto di qualità, per dire Christensen, allora, un altro che ha giocato che sta giocando comunque bene, Llorente, no? Però in sta giocando bene. Pure lui. Perché è morto? L'anima sua. Ma la Roma è costretta a prendere l'hanno messa a Verano, secondo me, del prestito da una squadra retrocessa della Premier League, Llorente, per fare il salto di qualità. E no, Christensen. Vabbè, però quello, cioè, scusate, secondo me Llorente non è tanto per salto di qualità, ma perché sai che è uno che ti però gioca di titolare. Sì, l'hai riscattato perché conosceva l'ambiente, l'anno scorso ha fatto il suo. Comunque è in prestito sti cazzi, capito? Cioè, il problema secondo me sono stati acquisti prima del settlement agreement, quel coglione sciomuro dopo. Che tra l'altro quando è entrato a Cagliari prima dell'accordo con l'UEFA, perché in teoria l'hanno fatto dopo. L'accordo con l'UEFA, quell'anno abbiamo pagato 60 milioni, 40 di Abram e 20 di Shomur. L'accordo con l'UEFA. Tra l'altro quando è entrato a Cagliari Shomuro dove un brividino dietro la schiena, sì, ma l'abbiamo avuto tutti però veramente una famosissima legge dei secondo me è uno degli acquisti più vergognosi. 18 milioni per un 27enne. Allora tu dici uno dei tre dice, dei quattro dice il nome del giocatore. Gli altri tre dicono che ne pensano. Ah, ok, ci sta. Le sentenze, allora, sì, quella è la seconda opzione che volevo fare. Vai. No, dai, bocciati. Inizio Ciccio. Inizio io. C'ho avuto l'idea. Florian Wirtz dell'Everkusen. Perfettamente valutato in teoria, però ultimamente meno sotto i riflettori perché si è fatto anche tanto male, se non sbaglio. Quindi in realtà non c'è molto da dire. Però per il resto perfettamente valutato. Sì, nel suo niente di più. Sulla carriera arriva a 99, quindi è forte. Giusto. Io so solo questo. Di Florian sottovalutato, quindi dici Nico. Allora, nomi piccanti facciamo. Dusan Vlahovic. Cazzo, sa. Io non parlo, ce l'ho al fantacalcio. Dusan è importantino. Giocatore, secondo me, forte. Grande tecnica. Forse manca un po' di personalità per giocare alla Juve, però no, è un giocatore forte. È sottovalutato, secondo me. Sottovalutato. Sono d'accordo. Sì. Sono d'accordo. È stato sopravvalutato, magari, però al momento è sottovalutato. Criticato molte volte inutilmente, secondo me. Quindi sottovalutato, sono d'accordo anch'io. Secondo me c'è la giusta valutazione. Mi sa che l'ho sopravvalutato al fantacalcio, perché 200 fantacrediti non li valevo. Anche Vlahovic fino ad ora ha fatto benissimo. Cioè, poi si è fatto male. Quando ha iniziato ha smesso. Si è fatto male. No, no, però sì, no, sono d'accordo con voi che è un grandissimo benissimo giocatore. Ha un grande potenziale. Secondo me attaccati la Juve. Vlahovic non ce ne sono tanti. No, però non è da Juve. Tecnica e... cioè, e forza nel senso di attaccante puro. Sì. No, per me più che alla, cioè non lo vedo bene in una squadra tipo la Juve. Vabbè, ma dove lo vedreste, scusatemi? Per esempio. Boh, forse a Lecce dici? Come panchina Krstović. Sì. Io ce ne ho uno, regà. Forse in Premier. Mamma mia. No, aspetta, però dove lo vedreste? O in Bundes. No, in Serie A intendo. Ah, in Serie A non lo so, perché come giocatore mi ricorda non mi ricorda proprio Lukaku come microfono non mi ricorda no, perché no, raga, un attimo parla così
perché io non mi ricordo uno così, capito? Oh, grazie mille Matteo per l'iscrizione. Grazie, grazie mille. Cucciolo. Grazie Badato. Bravo Matteo. No, dicevo, bravo, cioè Matteo. Bravo Matteo. No, allora dicevo, cioè mi ricorda per alcuni movimenti e diciamo come gioca, non proprio perfettamente, però in un paio di movenze che ho in mente mi ricorda vagamente Lukaku, non sempre, diciamo, come no, gioca proprio due giocatori diversi, secondo me. No, no. Mancini. Due Mancini, due Mancini, Roberto. No, no, però alcune movenze ce l'hanno abbastanza simili, tipo a spazio, nello spazio aperto più o meno li vedo abbastanza simili. Poi per carità, Luca, per quanto anche Vlahovic non è mingherlino, è piccoletto, comunque è 1,90 m di Cristiano e non 110 kg come Lukaku, ma insomma. Beh, forse Vlahovic è più bello da vedere di, sì, di Lukaku, quello, nel senso... È più bello Vlahovic da vedere. Beh, ragazzo. Intendo come tecnica pura. Di chi? Non so, cioè, è un po' più elegante di Lukaku. Per me Vlahovic, sì, è... Per me sì, più elegante. Ma io lo vedo sempre che se non c'è, esatto, spiega, per quello dico Lukaku. Perché, perché magari è dettato dal momento, però... sì, effettivamente è un anno che c'ha un bel giro. No, no, io lo vedo più elegante di Lukaku. Poi non sto dicendo Lukaku che Lukaku c'ha una leggiatria clamorosa. Sì, per pesare 110 kg, sì, quello si muove troppo. Non è leggiato, è esplosivo. Per me è tutto. Cioè, è tutto in uno. È tutto, niente, è tutto e niente. La contraddizione Romelu Lukaku. Ragazzi, Lukaku rischia davvero che se fa un altro paio di stagioni così. Oh, semplicemente Domenico, oh, ciao, grazie ancora, ciao, per, ciao, Domenico, averci valutato. Grazie Mimmo. Secondo me, altre due stagioni a questo livello di Lukaku e rischia di diventare uno dei top 3 attaccanti della storia della Roma. Secondo me, sì, secondo me l'anno prossimo manco resta. Quanto hai detto? Altro paio di stagioni, ah, così. Posso dirvi un'idea che ci ho avuto? Vedi che Batistuta ha fatto due stagioni a Roma. È da Dzeko. Deve superare Dzeko praticamente. Ma guarda, io ti direi forse pure... Cioè, sono deciso tra Dzeko e Föller. Però... Vabbè, giocatori che non... Cioè, conosco giocare. Föller, se te a Roma parli di Föller, gli si illuminano tutti gli occhi ai romanisti di vintage. E Rudy. Poco da fa. Assolutamente. Boh, comunque io c'ho un giocatore. Ho avuto l'altro giorno, ho ragionato. Allora, Lukaku, no, gli hanno messo quella clausola da 40 milioni, no? Il Chelsea Pochettino non vuole, gli fa schifo Lukaku, non capisco il motivo, però gli fa schifo. No, gli fanno schifo i soldi, però. Beh, Chelsea in fattezza, quindi. Se prendessero, che volessero fare lo scambio a Abraham. Ma magari le cascano. Ma ci, beh, ci stavo a pensare. Ti dico, ci stavo a pensare l'altro giorno. Ho detto, obiettivamente, avevo letto che a giugno volevano riprenderlo. Poi si è... No, incredibile, raga. Gli ho dato in mano apposta. Non ce l'avevo. È incredibile. Detto questo, la prossima volta su queste. Diceto. Per pochi. Però secondo me può essere una cosa che potrebbe realizzarsi. Se Abra comunque torna. Posso dire sto giocatore? Certo. Vai, siamo qui. Le Petit Diable, Antoine Griezmann. Che stagione che sta facendo. Io vi dico la verità, andate prima voi. Non lo so. Io non lo guardo, cioè non guardo una partita dell'Atletico obiettivamente da abbastanza un paio di anni, sarà almeno, sarà l'ultima volta forse. Quindi c'era Griezmann. No, no, non so, l'anno scorso. C'era Griezmann in club forte adesso, esatto. No, due anni fa non stava al Barcellona, però comunque stava all'Atletico, questo l'anno scorso mi è capitato di vederlo, però è un giocatore che c'ha una classe veramente forte, cioè a me piace tanto. Poi al Barcellona c'ha avuto un down proprio, cioè è diventato down lui. Per me è discontinuo come poche cose. Però quest'anno, l'anno scorso, dai, ultimo giocatore di Nico, poi facciamo, chiudiamo. Sì, sì, sì. Sì, sì, voglio andare a dormire. Oh, ma sette spettatori. Io ho l'esonero di statistica domani. Ma a sto punto ti dico. Quante? C'ho l'esonero di statistica. Ah, cazzo, due. Hai studiato? Orale? No, è scritto, però. Vai da te che c'è io. Pulito. No, bocca al lupo. Io a novembre. Io no. Io non ho esoneri, sono a stronzo. Roma 3. Ti dico. Vai, dici. Doppio microfono per l'occasione. Ti dico Riccardo Orsolini. Bella, bella chiamata. Bella chiamata. Bella perché... Discontinuo anche lui ogni tanto. Sì, sì. No, discontinui. La sua discontinuità forse lo fa essere perfettamente valutato.
perché sì, potrebbe essere tranquillamente sottovalutato. Se tu dici merita una squadra maggiore del Bologna, lui al Bologna sta una crema, secondo però me. Poi vedi che gioca con discontinuità sia a livello di minutaggio che di rendimento, e quindi allora dici vabbè, sta bene al Bologna. Sì, sono d'accordo. Sì, secondo me preso al fantacalcio quando uno dei primi anni che stava lì ha iniziato, ogni tanto si faceva ma se poi l'ha fatto con me. Sì, no, con me ha fatto ride, vabbè, perché io li trovo i giocatori, poi dopo li abbandono e diventano tuoi normalmente. Io non vedo un giocatore da big, non lo vedo un giocatore che sì, può fare il salto. No, non è un Berardi tipo. È un Berardi. No, Berardi. Un po' di meno di Berardi. No, nel senso, Berardi, nella sua realtà. No. Io Berardi sinceramente alla Juventus non lo vedrei. E si parla di movimenti. Io non capisco, cioè Dolomei, cioè più che altro come fai a far coesistere lui e Chiesa, secondo me è il grande problema. Perché se giochi col centrocampo a 5 con due esterni, Berardi te lo metti, e Chiesa pure, che gli fa esterno a tutta faccia. Fa come sì, fa fare, cioè, come, perché è una cosa che Allegri farebbe senza problemi, perché Allegri lo conosciamo, insomma. Ma comunque se se lo tiene lontano, gli casca, incredibile. Dico la mia su Orsolini, c'è out. Orsolini grande tecnica, discontinuità ovviamente, anche a livello mentale a volte fa cose veramente senza senso anche in campo, e forse se non so come dire, si monta un po' troppo la testa in alcuni periodi. Bravo. Però può fare molto bene se si mette a posto il cervello. Sì, danno uno psichiatra, dici tipo, gli fanno fare un TSO tipo qualche qualità. Posso dire un ultimo nome, poi ce ne andiamo. Prego. João Félix. João Félix è stato overrated al Benfica, ma proprio tanto overrated, e ora sta facendo una carriera sopra le sue potenzialità, secondo me. Secondo me all'Atletico, cioè lui ha sbagliato, cioè la grande diciamo trasferimento della sua carriera, che è stato quello all'Atletico, secondo me è stata uno dei più grandi errori che potesse fare. Sicuramente sì, perché lui ha 19 anni a giocare a terzino con Simeone, sì. Regà, non è il gioco poi suo, invece sì, con Xavi si sta rivelando. No, ha trovato di nuovo la sua dimensione, sì, anche sì, a livello morale. Sì, comunque ha detto ambiente che gli vuole bene, felice, fa tantissimo. Bel giocatore, mi piace. E João Félix ora è centro di un Barcellona veramente una bella schiacciasassi. Un Barcellona veramente bello in campionato, perlomeno. Poi in Champions si vedrà. Champions, però... com'è andato le prime due giornate? Che ha fatto? Ha vinto chi è in Barcellona? Che poi l'altro l'anno scorso ha vinto un campionato che io tipo a dicembre l'hanno dominato l'anno scorso. Sì, no, i primi mesi Real gli aveva dato un bel distacco, poi loro hanno recuperato, cioè, tutta la seconda parte di stagione Real è sparito, mi pare. Perché inizio anno mi ricordo che davo per Real, quando mi hanno detto il Barcellona sta per vincere il campionato, ho detto aspetta, in che senso? Io ero rimasto. Vabbè, Real. In Champions ha giocato prima contro l'Anversa 5-0 in casa e poi contro il Porto 1-0 fuori casa. Ah sì, che Taylor che gli ha regalato. Beh, un girone veramente facile, Porto, Shakhtar e Anversa. Ci mettevi, se ci stavamo vabbè, pure noi, raga, era piuttosto con noi che con l'Anversa probabilmente. Tutto rispetto, vabbè. Comunque, che dice? Che dire? Dice carriera bruciata dal Ciolito. No, bruciata non c'è ancora tutto il tempo. No, sì. Lui è un fanboy di João Félix. Cioè, lui se lo sarebbe tatuato in fronte. Addirittura, sì. Lui è gioca a FIFA. Gioca Alan, mi sembra. Gioca a FIFA. Gioca Alan 4-3. Sì, gioca. Cioè, poi sì, ma infatti per quello sta. Chi è che c'ha a destra a Barcellona? Rafinha. Ah, Rafinha. Come cazzo giocano per Yamal? Centrocampo sta giocando. Yamal, Young, Gavi. No, perché Pedri si è fatto male. Gundogan, Yamal, Gavi. Perché Pedri si è fatto male. E non fa giocare De Jong? Si alternano. De Jong è uno che... Beh, guarda che in realtà le ultime... Cioè, ecco, De Jong è un giocatore per esempio da analizzare, però magari facciamolo poi. Prossimo, sì. Cioè, studiamo meglio, sì, perché... Sì, sì. Cioè... In realtà per il gioco per il gioco di Xavi, con Xavi hanno reso meglio Gavi, Pedri, Gundogan stesso. De Jong ha giocato meglio che con chi era prima, quel coglione. Vabbè, Coman. Va bene, ragazzuoli. Ragazzi, grazie per essere stato qui. Grazie per essere stati qui. Con noi. Non te infilare il microfono in gola, però. Dai. Tipo il processo. Oddio, quello su. Scusate per i soliti problemi tecnici. Ci vediamo giovedì alle 10:30. C'ha ragione. Giovedì mi invento qualcosa. Cucino. Cuciniamo. Grazie.